Cattivo tempo, se non mi tolgo la mascherina, qua la voce non arriverà mai. Allora, questo attivo spettacolo dopo il Covid finalmente si riapre. Siamo al Teatro degli Eroi e qua diciamo che siamo quasi di casa con Emilia Miscio, Simone Giulietti, poi tutti gli altri si presentano da soli, più non mi Sì, ricordo tutti i nomi. si presentano da Ma soli. aiuti, no? Allora, il titolo è Sei personaggi in cerca d'attore. Il primo pensiero è Pirandello, il secondo. Il secondo è una compagnia sgangherata che cerca di andare avanti a tutti i costi pur di portare avanti questo spettacolo. Perché che succede? Succede che un attore si sente male, oppure potrebbe essere morto, è svenuto nel camerino, quindi non si sa che fine fa quest'attore. Prima o dopo il In realtà prima, già Covid? Ah, dall'anno prima. Ah, scorso. ok. E quindi si decide di sostituirlo con il fonico, che è Cristiano Migali. E questo fonico ovviamente non è un attore, e quindi immagina che si inventa un po' le battute, gliele suggeriscono in scena, se le scrive sulla mano, e quindi insomma si creano delle situazioni alquanto imbarazzanti per gli attori. Però poi manca la controparte in regia, cioè chi va a fare il fonico? E ci va la regista, che è Francesca Eboni, e che fa un casino. Cioè, la regista in teoria dovrebbe sapere le luci e le tracce musicali, invece Francesca farà una confusione totale, quindi metterà delle tracce sbagliate, farà dei muri così a caso, e quindi gli attori dovranno sopravvivere a questo spettacolo. Spettacolare. Vediamo un po' cosa ne pensano da uno a caso. Ma Belli i capelli, se tu sei. sono proprio. Aspetta, però. Per... Ah, Simone Giulietti. No, adesso ti riconosco, è un Adesso attimo sì. in difficoltà. Ho detto, magari il Covid gli ha fatto crescere i La capelli parrucca invece. me li sposta un po', quelli, mi spettina ogni volta. No, è uno spettacolo tra i più divertenti che abbiamo mai portato in scena. Io sono entusiasta di riportarlo. È una bella sfida per noi perché dobbiamo. È un bel esercizio che dobbiamo quasi improvvisare tutte le sere, nel senso che Cristiano interpreterà una reale variabile impazzita per noi sul palco. Gli è stata data quasi carta bianca, quindi anche gli spettatori assisteranno quasi, ed è un invito magari anche a tornare, assisteranno a uno spettacolo diverso ogni sera. Noi dovremo essere bravissimi a rimanere concentrati. Io interpreto il ruolo di un attore che si sente molto superiore agli altri perché questo nella vita, poi interpreto anche da no, scherzi a parte. Modesto, eh. Un attore che questa situazione di difficoltà, del fatto che un attore del cast non si sia presentato, anzi, sia irreperibile quasi, non si sa se è morto, se è svenuto, mi destabilizza e mi innervosisce. Avrò una crisi isterica sul palco. E invece nel giallo dovrei interpretare un tenente francese che proverà a risolvere il caso. Non riuscirò in nessuna delle due. Accidenti, ma passiamo a... Quindi tu sei senza copione. Io faccio quello che voglio. Ma Mi odiano tutti qua cioè, è il dentro. sogno di tutti. Ma infatti è il suo spettacolo più bello che ho mai fatto. Cioè non ci sono potuto da imparare. Tutto quanto quello che voglio posso fare, ma meglio di così cosa posso chiedere? Ma accidenti, tu fai l'attore, ma a parte gli scherzi, fai l'attore per davvero? Sì, Sì. sì, sì. Vabbè, quindi un minimo di preparazione, però è bello fare la variabile impazzita. È chiaro che ha una Sì, base, no. è chiaro, no? Non è che Però può fare quello che vuole, però c'è una base su cui un minimo si può penso improvvisare. che è il sogno di ogni attore mandare in crisi gli altri. È vero, Sì, è cioè, è bellissimo. Ma spettacolare. poi diceva una cosa giustissima, Simone. Non sono repliche, questo è uno spettacolo diverso ogni sera praticamente. Perché anche le prove mi mettono una cosa un giorno, un'altra cosa il giorno dopo. Quindi alla fine è sempre cioè, è molto variabile come spettacolo, viene fuori sempre in modo differente. Insomma, chi è che lo ama da morire? Ma il sogno anche di noi attori è menare Non lo un po' picchiamo in tutti. Noi lo continuazione. picchiamo. Se non altro, Davanti potremmo carta agli bianca anche anche su su questo questa. abbiamo avuto carta bianca, Ci sono peggio dei limiti. Ma è lo picchiamo. spettacolare. Quindi allora, risate a crepapelle, cioè dopo il Covid ci serve, insomma. Noi vi Assolutamente. aspettiamo fino a... Fino a domenica 27 settembre al Teatro degli Eroi, da questa sera. Ok, quindi noi ce la mettiamo tutta. Adesso aspettiamo voi. Grazie. Grazie, grazie.